Il problema delle acque reflue e degli impianti di depurazione è un problema che interessa ormai tutta la società. Per cui l'innovazione in generale, in particolare nel settore ambientale, non può essere trascurata e né tantomeno oggetto di strumentalizzazioni politiche. Per cui l'auspicio degli imprenditori coratini e del Lions Club Casteldelmonte Ost, coerentemente con gli obiettivi e le finalità delle loro associazioni, è quello di promuovere il miglioramento della conoscenza globale dell'argomento e promuovere l'innovazione tecnologica con l'obiettivo di ottenere benefici ambientali e socio-economici. Abbiamo interessato i massimi esperti del settore proprio per individuare quelle soluzioni tecnologiche che possono in maniera oggettiva salvaguardare l'ambiente. Gli esponenti del CNR e delle università sono senz'altro super partes, per cui è da loro che dobbiamo avere le indicazioni principali su come introdurre le innovazioni tecnologiche. La Regione e l'Acquedotto Pugliese sono sensibili a questi temi? Ci sono notevolissimi investimenti previsti dal piano d'ambito per gli impianti di depurazione, il potenziamento, il miglioramento. Naturalmente siamo sempre aperti, disponibili a finanziare le opere per gli impianti di affinamento, che è la condizione del trattamento delle acque che le predispone a utilizzo in agricoltura, per esempio. Ovviamente lì c'è sempre la necessità di immaginare un comprensorio irriguo disponibile a consumarle, perché evidentemente, diversamente da così, è inutile pure produrle. L'ambiente, la tutela dell'habitat è sempre stata la precondizione per il miglioramento delle condizioni di vita, e già questo è economia. Poi se si aggiunge che la tutela del territorio nei tempi moderni diventa anche, come dire, elemento di culto della bellezza, che produce una parte importante ma residuale di economia, che è quella per esempio dell'uso del territorio ad incentivare il turismo, è evidente che da quando l'uomo è apparso sulla terra sinora, questo teorema viene sempre confermato.